Cowboy Jane, anche tu. Oh, grande giocatrice di pallacanestro, Cowboy Jane. Occhio, oltre ad essere una bella cowboyessa, è anche una grande giocatrice di basket. Complimenti. No, questa la sta picchiando. È gelosa. Lei non sa giocare a basket ed è gelosa. La sta picchiando, è brutta. Devi venire verso di me, devi venire verso di me. No, no, mamma mia, che sta venendo male verso di me questo. Sta venendo potente verso di me. Via, 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 via. Corri, corri, ragazzo. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo007. Sì, Maullo007, mi sono fatto prendere la banana. Qui stiamo facendo una coreografia, vedete? Vincerà chi per ultimo apre il paracadute, raga. È una sfida senza esclusione di colpi. Vince chi apre per ultimo il paracadute. Vediamo chi vince fra me e lui. Vediamo chi vince fra me e lui. Chi aprirà per ultimo il paracadute. È una sfida all'ultimo sangue, raga. È una sfida all'ultimo sangue. Non so neanche dove sto atterrando, però va bene. Vediamo chi la vince, vediamo chi la vince. Chi aprirà per ultimo il paracadute. Attenzione, stiamo per raggiungere i metri finali. Tutto questo dove sto atterrando? Non si sa, va bene. E dai, 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 vediamo chi vince, vediamo chi vince. Stiamo per arrivare al limite dell'apertura del paracadute. Dai così, dai così, dai così, dai così. Lui ha cambiato direzione. Ho vinto io. Vinto io, si è ritirato, il tizio si è ritirato. Bella così. Allora, dove stiamo atterrando in tutto questo? Non si sa. Ottimo. Va bene, atterriamo là, in quelle casupole abbandonate. Atterriamo in queste casupole abbandonate, raga. Sono dei container, non sono delle casupole abbandonate. Va bene, dei container. Dettagli, dettagli. Subito una cassa per noi, bella così. Nuovo punto di riferimento. Che cavolo abbiamo trovato? Niente, delle bende. Ottimo. Che cosa me ne devo fare delle bende? Gli tiro delle bende, casomai, raga. Se qualcuno mi sta casomai attaccando, io gli tiro delle bende e ci difendiamo così. Altra cassa per noi, altra cassa per noi. Hanno messo ora tutti i vari segnaletti, raga. Di casse, di persone che camminano e ti possono attaccare. Hanno messo tutti i vari segnali. Ok. Recupera, recupera, recupera. Scildino lo pigliamo pure. Piglia lo scildino. Ok, che ovviamente andiamo a spostare qua dietro. Ok, continuiamo a cercare qualcosa di interessante, raga. Questo non esca, lasciamola perdere, l'esca. Non ci voglio andare a pescare. Là c'è un'altra cassa, forse. Vedo tanta luce, un'altra cassa. Che bel posto questo, raga. Ricordiamoci qua i container. È buono qua i container per recuperare subito materiali a go-go. Questo ce lo abbiamo pure, è lo stesso di quello che c'ho? No. Ok, va bene, quindi ce lo possiamo tenere benissimo. C'è altro, c'è qualcos'altro da prendere qui, raga? Questo? Fucile a pompa, ma ce l'abbiamo già, il fucile a pompa verde. Va bene, ok. Iniziamo a avviarci verso la safe, che siamo un bel po' lontano da quello che vedo, raga. Aspettate, raga, che quantomeno lo scildino me lo faccio, però. Me ne faccio uno e mi faccio l'altro. Quantomeno abbiamo un 50% di copertura, dico. Quantomeno abbiamo un 50% di copertura. Però là c'è il camion dello slurp, slurp, swap. Non so come cavolo si chiami. Però ce l'andiamo a fare subito, signori miei. Questo mi dà tutto lo scudo, se non sbaglio. A saperlo prima evitavo di sprecare i due scildini. Va bene. Ok, abbiamo il nostro bellissimo scudo al 100%, signori. Qui la casa dell'uomo solitario. Sono delle munizioni. Allora, se non ricordo male. No! Allora, se non ricordo male, si costruisce così. Ma siamo dei miti. Dei miti siamo, signori, solamente per prendere delle munizioni. Che però senza munizioni non si va da nessuna parte, giusto? Senza munizioni non si va da nessuna parte. Siamo in 50, raga. Oramai è diventata una consuetudine arrivare a 50. Ai ai ai! Bastardo! Dove stai? Dove sei? Allora, sono due. Aspettate. Uno è andato. Uno è andato, zio. Fatti vedere. Fatti vedere. Dove sei? Dai, dai! Yeah! Una kill abbiamo fatto. No, mi è scappato. Pensavo avessimo fatto la kill. Ammazzalo, ammazzalo. No, 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 no. No, 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 no. No, ma dai, ma erano due contro uno. Vabbè, perché non si ammazzano? No, no, raga, ma dai, ma non è giusto, ma non è giusto, ma dai. Io avevo pensato, già avevamo fatto una prima kill. Porca miseria, siamo partiti bene, mannaggia lui. Vabbè, dai, ci rivediamo sull'autobus, raga. Ciao Cowboy Jane, anche tu. Oh, grande giocatrice di pallacanestro, Cowboy Jane. Occhio, oltre ad essere una bella cowboyessa, è anche una grande giocatrice di basket. Complimenti. No, questa la sta picchiando, è gelosa. Lei non sa giocare a basket ed è gelosa, la sta picchiando, è brutto.
Ok, raga, ci siamo lanciati. Il nostro 00B sta per banana, perché non l'avessi detto prima e lo ricordo adesso. B sta per banana. Ci siamo appena lanciati subito sull'autobus e andiamo lì. Che carino quel posto, guardate con tutte le luci. Sembra molto fashion. Andiamo a vedere che c'è sta lì. Cos'è, una discoteca? Sì, è una discoteca, raga, spettacolo, non sapevo che ci fosse la discoteca. Intanto abbiamo trovato un bel fucilotto. Bello così. Scendi, scendi, scendi. Dai, andiamoci a fare una bella serata in disco, bello così. Spettacolo! Serata disco per noi, alla console, Banana B, subito, pronti, tutti quanti scattanti a ballare, signori miei, bella così. Va bene, basta fare gli scemi, recuperiamo le casse e vediamo di trovare qualcosa di interessante. Altra cassa per noi, raga, altra cassa per noi, un fucile a pompa blu, bello il fuciletto a pompa blu, che lo pigliamo al posto di questo. Ora mi fate un attimo sistemare l'inventario, questo spostato di qua, questo mettilo qua, va bene, penso che così vada bene. La canna da pesca non ci interessa. Oh, un punto di esperienza XP, interessante. Ok, siamo usciti dalla discoteca, raga, là c'è una cassa, non l'avevo nemmeno vista. Andiamo a recuperare questa cassa, poiché ci iniziamo a avviare verso la safe, perché siamo un attimino. Allora, il bazooka band lo lasciamo perdere dov'è? L'altra volta l'ho preso e mi ha portato San Vicente, sfiga, perché perdiamo un sacco di materiali. E quindi lo lasciamo perdere dov'è? E già staranno arrivando insulti praticamente sui nei commenti che mi diranno: no, dovevi prenderlo, dovevi prenderlo. Andiamo verso la safe, signori miei, che non è tanto distante. Avviciniamoci alla safe, avviciniamoci alla safe. Si sta chiudendo la tempesta, raga. Sta arrivando la tempesta, quindi andiamo verso la safe. Là vedo qualcosa di viola. Cos'è quella cosa viola che luccica? Luccichissimamente luccicosa. Un altro sparabende. Che paranoia, si spara bene. Ma perché? Però è una cassa aperta. Attenzione, traccia di qualcuno che è già stato qui. Traccia di qualcuno che è già stato qui. Ragazzi, ho distrutto mezza casa. Ho recuperato legno. Ma ho recuperato. E non ho recuperato un altro minikit. Ok. Siamo in 28, raga. Siamo in 28. Siamo in 28. Io non ho fatto nessuna kill. E tra 50 secondi si chiude. C'è una cassa qui vicino. Ma mi sono rotto le scatole di cercare casse. Vediamo un attimo di avvicinarci alla safe senza rischiare di morire. Ottimo, altra cassa per noi. Un mini kit delle munizioni, siamo rimasti in 25. Va bene così. Siamo stupidi, raga, mannaggia alla ricerca delle casse. Siamo andati praticamente fuori dalla safe, porca di quella paletta ambriaca. Dai, dai, corri, 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 corri,
Da rincretiniti proprio. Cioè, siamo in stage a calle casse. Abbiamo perso la safe. Va bene. Ok. Abbiamo sprecato un medikit. Però abbiamo riportato la nostra vita. Allora, là c'è uno. Là sotto c'è uno, raga. Il problema è che io non ho un fucile da lontano. Questo mi one shotta male. Ci avviciniamo? Però da come si muove mi sa che non è un tizio. Un giocatore. Mi sa che quello sarà qualche guardia o qualche altra cosa. Perché cammina troppo strano. Se sta facendo un perimetro. Non è un giocatore, raga. Deve essere una di quelle guardie stupide che poi ci iniziano a sparare. Ed è inutile pure ammazzare. Quindi facciamoci i fatti nostri. E avviciniamoci alla seconda, alla terza safe praticamente. Siamo in 18. Siamo in 18, raga. Siamo in 18. E non abbiamo fatto ancora nessuna kill. Spettacolo. Ai ai ai. Si sta chiudendo la safe, raga. Dobbiamo raggiungere l'ultima. L'altro cerchio di safe. L'altra area di safe. Qua ci sono varie costruzioni. Quindi qualcuno qui già c'è già stato. Ok, siamo praticamente in safe, raga. Siamo tranquilli e siamo in 16. Siamo in 16 e non abbiamo fatto nessuna kill ancora. Che cosa bellissima. Arrivare tra i primi 15 senza fare nemmeno una kill. Bello, bello così, bello così. Certo, mi piacerebbe fare dei video più movimentati. Ma purtroppo non mi dà nessuno. Qua ci sono le casse, ok. Queste munizioni me le piglio. Col fatto che hanno aggiunto tutti questi segnalini, uno si confonde. Già mi confondevo prima io. Allora, siamo in 14. Bella così. Piglia queste munizioni. Siamo in 14. Qua ci danno. Oh, là ci sono degli spari. Là ci sono degli spari. Andiamo a fare guerra, raga. Andiamo a fare guerra.
Andiamo a fare guerra, andiamo a fare guerra. Sento degli spari. Non so da dove arrivino. Andiamo a fare guerra, raga. Non c'è più nessuno. Quando arrivo io non c'è mai nessuno. Io voglio fare guerra, non c'è mai nessuno. Comunque, siamo in safe, signori miei. Siamo di nuovo in safe. E siamo in 11. Spettacolo. Siamo fra i primi 10, signori miei. Volevo informarvi che siamo arrivati fra i primi 10. Cassa, apriamola. Mi dai un bel cosino potentoso? No, non mi dai un cacchio. Questo verde. Ai, ai, ai! Mannaggia a te! Dove stai? Ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto. Ti ho visto. È che non c'ho non c'ho il fucile giusto per ammazzarti. Ma te ciappo. Stai tranquillo che te ciappo. No, con questo non ti ci arriva pia. Se ne sta andando, è un fifone, se ne sta andando. Mi ha colpito alle spalle da 8.000 metri di distanza e poi mi abbandona così. Bah, mi sa che se la sta pigliando qualcun altro. Ma io qui avevo preso tutto nella cassa. Che cosa ho fatto? Ho tirato via quello? No, aspettate, questo non lo devo via. Mi devo via uno scildino che non me lo fa fare. Mannaggia a lui. Allora, va bene, ok. Allora, là si stanno sparando in maniera brutta. Siamo in 10, raga, siamo in 10, bella così. Mi correggo, siamo in 9 ragazzoli. Siamo fra i primi 9. Oh, l'autobus. Meno male, sono arrivato in tempo per prendere l'autobus. Oh, c'è una cassa dentro. Dietro c'è qualcuno? No, là si sta chiudendo la safe. Va bene. Allora, salve, salve. Ho il biglietto. Come al solito ho il biglietto. Zio. Sento degli spari. Questo verde ce l'ho già. Il rampino non mi serve. Le munizioni mi fanno comodo. Chi è che spara? Chi è che spara? Qualcuno là che sta costruendo con palazzi assurdi. Si stanno ammazzando, ma si sta a chiudere la safe. Dico, perché non pensano a salvarsi? Allora, là c'è uno che sta scappando. Lo vedo saltellare a destra e a sinistra. E là c'è quello che gli va dietro. Riusciamo, secondo me, a farne una di kill? Una? Non ne chiedo troppe, una. Ma io perché non mi faccio i fatti miei, dico io? Certe volte mi domando, ma perché non ti fai i fatti tuoi? Questo sta venendo verso di me, lo one shottiamo male. Ok, dai, dai, dai. Sì, costruisci, zio, costruisci. Tanto devi venire verso di me, devi venire verso di me. No, no, mamma mia, che sta venendo male verso di me questo. Sta venendo potente verso di me. Via, 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 corri, corri, ragazzo. Corri, corri. No, da dove mi hanno preso? Da davanti. No, lui mi ha preso lui da dietro. La signorina qui, tanto carina, mi ha ammazzato. Va bene ragazzuoli, che dirvi? Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like. Come al solito non siamo riusciti a fare nulla, però siamo arrivati settimi, quindi è qualcosa di interessante. Detto questo, noi ci vediamo domani sempre qui con un prossimo video. Bella raga, ciao!